Chiaro che nel momento in cui la si legge questa notizia il piacere non ha fatto, però credo che anche da alcuni aspetti negativi ci si può trarre vantaggio e penso che il carattere di una persona, di un gruppo, di una squadra passa anche per dei momenti di difficoltà, quindi dobbiamo cercare di sfruttare il positivo in una cosa negativa, cercare di compattarci, sappiamo che ci sono delle difficoltà, di andare avanti, ma questo lo sapevamo già dall'inizio del campionato e io non volevo essere assolutamente un negativo, un pessimista, tutti quanti noi sappiamo che campionato andiamo incontro. È chiaro che dobbiamo fare di tutto per vincere le partite, sono convinto che se continuiamo come stiamo facendo a livello di prestazioni prima o poi i risultati verranno, saranno sempre vittorie di sofferenza, ma di questo ne siamo tutti consapevoli. Si vuol pensare che magari la posizione di classifica o i risultati dipendono tutti dall'allenatore, io purtroppo non verrò mai qui a dirvi che con questo gruppo, con questa squadra posso portarli in questo momento a fare un campionato di vertice o di playoff, perché vendere fumo. Io come allenatore non firmo mai di partenza per un pareggio. È chiaro che si va a giocare fuori casa, una squadra è comunque forte come il Perugia, che ha delle difficoltà comunque a concretizzare, a far gol, ma è una delle migliori difese, quindi sicuramente non è una partita facile, ma di partenza mai partire con l'aspetto mentale di cercare di andare a fare il punto, assolutamente no. L'obiettivo iniziale è sempre di quello di cercare di fare il massimo possibile. Io non penso che le tifosi mi debbano dimostrare alla squadra l'attaccamento, perché in tutte le partite hanno sempre fatto quello che dovevano fare, quindi c'è bisogno di rimanere tutti compatti e tirare tutti quanti dalla stessa parte.